L'unità non toglie le legittime diversità, lo ha detto il Papa ripercorrendo stamani durante l'udienza generale il suo recente viaggio apostolico in Romania. L'unione tra tutti i cristiani, pur incompleta, ha aggiunto Francesco, è basata sull'unico battesimo ed è sigillata dal sangue e dalla sofferenza patita insieme nei tempi oscuri della persecuzione. Ricordata l'iniziativa del Forum Internazionale di Azione Cattolica Un Minuto per la Pace, ma anche l'anniversario che ricorre il prossimo 8 giugno dell'incontro in Vaticano tra i presidenti di Israele e Palestina. Non c'è democrazia con la fame, non c'è sviluppo con la povertà, non c'è giustizia nella disuguaglianza, lo ha detto ieri il Papa chiudendo la Casina Pio IV, il vertice dei giudici panamericani su diritti sociali e dottrina francescana riuniti in Vaticano, giustizia sociale e bene comune, gli antidoti indicati dal Papa per fermare le tante dinamiche di esclusione, segregazione e disuguaglianza. È morto il cardinale Elios Greccia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, avrebbe compiuto domani 91 anni, è considerato il padre della bioetica italiana, Papa Benedetto XVI lo creò cardinale nel concistoro del 20 novembre 2010, nonostante avesse superato gli 80 anni. I diversi incontri hanno evidenziato il valore e l'esigenza di camminare insieme, sia tra cristiani sul piano della fede e della carità, sia tra cittadini sul piano dell'impegno civile. Come cristiani abbiamo la grazia di vivere una stagione di relazioni fraterne tra le diverse chiese. Con queste parole, nel corso della catechesi dell'udienza generale di oggi in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha delineato lo spirito del suo recente viaggio apostolico tra il 31 maggio e il 2 giugno in Romania, precisando che la gioia maggiore è stata procedere in mezzo al popolo romeno come pellegrino nella sua terra, ad ascoltarlo circa 15.000 fedeli. Il Papa ha rivolto l'attenzione in particolare ai rapporti ecumenici con la Chiesa romena ortodossa. L'unione tra tutti i cristiani, pur incompleta, è basata sull'unico battesimo ed è sigillata dal sangue e dalla sofferenza patita insieme nei tempi oscuri della persecuzione, in particolare nel secolo scorso sotto il regime ateistico. Riferendosi all'incontro con il patriarca Daniel e con il sinodo della Chiesa ortodossa romena, il Papa lo ha definito molto cordiale. Ho ribadito la volontà della Chiesa Cattolica di camminare insieme nella memoria riconciliata e verso una più piena unità. Nella memoria di Francesco, il ricordo del Padre Nostro recitato assieme al patriarca Daniel. Nessuno può dire Padre mio e Padre vostro, no. Padre nostro, patrimonio comune di tutti i battezzati. Abbiamo manifestato che l'unità non toglie le legittime diversità. Nel saluto finale ai giovani, agli anziani, agli ammalati e agli sposi novelli, il Papa ha ricordato la solennità della Pentecoste di domenica prossima e alla quella festività Francesco si è rivolto anche durante i saluti agli altri gruppi linguistici. Apriamo le nostre menti e i nostri cuori all'azione dello Spirito Santo in noi. Sabato prossimo, 8 giugno, ricorrerà il quinto anniversario dell'incontro qui in Vaticano dei presidenti di Israele e Palestina con me e il patriarca Bartolomeo. Alle ore 13 siamo invitati a dedicare un minuto per la pace, di preghiera per i credenti, di riflessione per chi non crede, tutti insieme per un mondo più fraterno. Grazie all'Azione Cattolica Internazionale che promuove questa iniziativa. Siamo qua perché sabato prossimo, 8 giugno, alle ore 20, nello stadio di Macerata, avrà inizio il 41esimo pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto. La fiaccola la chiamiamo la Fiaccola della Pace, nata in preparazione al 2000, svolta ogni anno, perché il Papa accende e benedice la fiaccola in piazza San Pietro il mercoledì precedente e poi gli atleti portano la fiaccola da Roma allo stadio di Macerata
l'ingresso avverrà sabato 8 giugno prima della messa. Visiteranno vari paesi, soprattutto i paesi toccati dal terremoto. Il Papa ha chiuso alla Casina Pio IV il vertice dei giudici panamericani su diritti sociali e dottrina francescana riuniti in Vaticano. Circa un centinaio di partecipanti tra magistrati, consulenti, pubblici ministeri, avvocati e membri della Pontificia Accademia delle Scienze, promotrice del summit. Giustizia sociale e bene comune sono le due parole che più tornano nel discorso di Francesco, ma sono anche gli antidoti che il Papa ha proposto per fermare le tante dinamiche di esclusione, segregazione e disuguaglianza. Quella delineata dal Papa è una leadership condivisa e coraggiosa che sappia coinvolgere tutti a ogni livello e che sia a servizio della giustizia. Se da un lato il Papa nota un'incredibile fioritura normativa e legislativa, dall'altra denuncia subito il deteriorarsi dell'effettivo godimento dei diritti sanciti a livello globale, oltre alla tendenza ad accettare o a giustificare la disuguaglianza come qualcosa di normale. L'ingiustizia e la mancanza di opportunità tangibili e concrete è anche un modo per generare violenza, ha osservato Francesco. Il Papa ha considerato inaccettabili quei casi in cui sembra che le garanzie costituzionali e trattati internazionali non abbiano valore universale. Poi ha rilevato che l'ingiustizia sociale naturalizzata è uno dei grandi ostacoli che il patto sociale incontra e che indebolisce il sistema democratico. Non c'è democrazia con la fame, ha esclamato il Papa, non c'è sviluppo con la povertà, non c'è giustizia nella disuguaglianza. Dal pontefice l'incoraggiamento a cercare urgentemente nuove vie affinché l'uguaglianza di fronte alla legge non degeneri nella propensione all'ingiustizia. I diritti sociali devono essere un faro da seguire, una bussola che orienta il cammino, evidenziato Francesco. Al termine del discorso il Papa ha poi firmato un documento sulla tutela dei diritti sociali. È morto all'età di 91 anni, che avrebbe compiuto domani, il cardinale Elios Grecia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita. Considerato il padre della bioetica italiana, autore di due manuali famosissimi adoperati dagli studenti di tutto il mondo, Sgreccia era nato in provincia di Ancona nel 1928 ed ordinato sacerdote nel 1952. Dal 92 al 2000 è stato direttore dell'Istituto di Bioetica. Giovanni Paolo II lo elesse vescovo il 5 novembre del 92 e nel 2001 è diventato componente della Commissione delle linee guida nell'ambito della consulenza dei test genetici per il Ministero della Salute. Dal 2003 è stato presidente della Federazione Internazionale dei Centri Istituti di Bioetica di ispirazione personalista, dal 2004 presidente della Fondazione Ut Vitam Habeant e dall'Associazione Donum Vitae. Dal 3 gennaio 2005 al 17 giugno 2008 è stato presidente della Pontificia Accademia per la Vita, dalla quale si è dimesso per raggiunti i limiti di età e di cui è rimasto presidente emerito, configurandosi come portavoce delle posizioni della Chiesa su questioni etiche controverse come l'aborto, la contraccezione, l'eutanasia e la ricerca sulle cellule staminali embrionali. Papa Benedetto XVI, in considerazione della sua generosità e dedizione nel servizio alla Chiesa, lo ha creato cardinale nel concistoro del 20 novembre 2010, nonostante avesse superato gli 80 anni. L'uomo è fatto di incontri, di relazioni. E la rete, i social media sono uno strumento, ma che non può diventare qualcosa che ci ruba l'anima. Non ci si deve accontentare di communities dove ci si specchia e si parla con se stessi, ma si deve cercare la comunità, nel senso dell'incontro con l'altro. La rete è nata per farci incontrare, è nata per essere libera, è nata per essere a disposizione dell'uomo come essere di relazioni. Se non la usiamo per rinchiuderci e per costruire delle identità escludenti, noi commettiamo un clamoroso errore. I social danno a volte l'illusione di essere in una comunità, mentre invece la comunità si fa in un rapporto concreto, reale, non virtuale. Però sono un'opportunità. Quindi bisogna andare oltre e imparare a trasformare questi mezzi,
questi strumenti e trasformarli in autentici strumenti per l'incontro, per un incontro vero. Mano a mano che passa il tempo, la figura di Pio XII appare più grande. In quel mondo degli anni 30, 40, 50 del secolo scorso, che è stato sotto diversi aspetti così cupo. E appunto si capisce pure che questa grande figura abbia suscitato opposizione, in particolare questo aspetto di defensor civitatis, la promozione della persona umana e la promozione quindi di sistemi politici che siano rispettosi della persona umana. La prima pagina dell'Osservatore Romano di giovedì 6 giugno. Svalutare i diritti sociali significa giustificare la diseguaglianza. Il discorso del Papa ai giudici del continente americano riuniti a convegno in Vaticano. All'udienza generale il Papa ricorda il viaggio in Romania. Lo scandalo intollerabile del dolore, la vicenda della 17enne Noa Potoven. In fuga da siccità e carestie, l'UNHCR denuncia le conseguenze dei cambiamenti climatici nel Corno d'Africa. È morto il cardinale Elios Grecia, era presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita.